Ciao ragazzi, qualche tempo fa ho avuto la possibilità di costruire durante la Fiera di Vicenza con Niklaus Bauer, un personaggio che sicuramente, soprattutto per quello che riguarda la pesca e le esche, per i predatori, i lucci nel caso specifico, non ha bisogno di presentazioni. Durante questa fiera, Niklaus mi ha mostrato le sue Water Pushing Flies appena lanciate in video su YouTube, tra l'altro molto molto efficaci. Consistono in un disco di foam messo sulla testa dell'artificiale per muovere una quantità d'acqua notevole. Ovviamente lo spunto è stato ripreso dalla celeberrima esca da spinning casting che dir si voglia, il Miura Smouse. E durante la stessa fiera Mauro Borselli ha presentato e ha lanciato in commercio le nuovissime code per la realizzazione delle flash flies, realizzate con il supporto tecnico fondamentale di Techstream. Sono disponibili in queste due colorazioni, dorate e argentate, ma presto in commercio ce ne saranno delle altre. La mia idea qual è? È stata quella di mescolare queste due soluzioni adottate da questi due grandissimi costruttori e pescatori di predatori e realizzare una water pushing flash fly. Vi vado a mostrare immediatamente la realizzazione con gli accorgimenti costruttivi che bisogna adottare. L'amo in questione è un amo di misura 6-0. Vado ad utilizzare ovviamente per la pesca dei lucci. Vado a utilizzare un filo di montaggio abbastanza resistente, ovvero un power thread 100 denari. Lo fermo sul gambo dell'amo. Vado ad applicare un po' di colla ciano acrilica per cementificare il meglio il tutto. Arrivo fino all'inizio, più o meno all'incirca della curvatura dell'amo. In questo punto qui andrò a realizzare, a fissare la flash tail, dorata o argentata. In questo caso andrò a utilizzare quella argentata. La fisso in questa posizione qui, do due giri tirando, cercando di non scendere troppo sulla curvatura dell'amo. Stringo, vado a rimuovere la parte più dura e la stringo. Per questo motivo è importante utilizzare un filo di montaggio che mi garantisca una certa resistenza. Vedete la mobilità della coda per questo artificiale, è tutto. Richiama un po' lo stile costruttivo del Game Changer. Vado ad applicare sempre della colla ciano acrilica in questo punto per fissare in maniera migliore il tutto. A questo punto prendo queste gonnelline che vengono fornite nel kit delle flash fly, la vado a fissare in questa maniera qui, rimuovo le prime fibre per scoprire un po' l'anima. E la vado a fissare. È importante farlo quando ancora la colla non è completamente cementificata. La fisso e arrivo a più o meno alla metà del gambo dell'amo. A questo punto applico una leggera torsione alla gonnellina. Eccolo qui, e comincio ad avvolgere la gonnellina pettinandola all'indietro, in questa maniera qui. Vado durante l'avvolgimento, ogni tanto continuo a twistare
tonnellino e una volta arrivato a metà del gambo dell'amo la fermo in questa maniera qua. Rimuovo l'eccedenza, non fa nulla se qualche fibra è rimasta sparata in avanti perché adesso io la prendo, la ribalto indietro e la vado a fermare in questa maniera qui. Come vedete già ho realizzato parte del profilo dell'artificiale. Tutto ciò che voglio in questo momento è realizzare una sorta di bulkhead, quindi una testa più voluminosa che mi consenta di muovere quanta più acqua possibile. Per fare questo andrò a prendere del bucktail con delle fibre particolarmente lunghe. Vado a pareggiare quanto possibile, lo metto qui per poterlo poi montare collo e ribaltarlo. Lo fisso, ribalto l'amo e vado a mettere il bucktail in questo punto dove altrimenti non avrei fatto. E lo vado a fissare. Primi giri lenti perché consento con i giri lenti al bucktail di girare un minimo intorno al gambo dell'amo e di disporsi meglio. Un controllo importante che è da fare in questa fase è un controllo prettamente visivo, quindi guardare effettivamente la disposizione del bucktail. Una volta che mi sono accertato che il bucktail è completamente disposto nella totale circonferenza del gambo dell'amo, posso ribaltarlo all'indietro, questo garantirà un certo volume. A questo punto, con l'ausilio di una mollettina, prendo il bucktail, lo vado a fermare vicino all'occhiello e con delle buone forbici vado a rasare per quanto possibile la parte sottostante, in questa maniera qui. Do un altro giro per sicurezza, tolgo la mollettina, con un attrezzo utile a questo scopo, ovvero un tappeto di una penna piuttosto che un pareggiapelo, lo infilo nella testa dell'artificiale e ribalto indietro il bucktail per ottenere il cosiddetto montaggio hollow. Trattengo con le mani, cerco di intrappolare tutte le fibre in questa maniera qui. Passo con il filo parallelo al gambo dell'amo oltre. A questo punto tutto ciò che devo fare è creare una sorta di cono che spinga all'indietro il bucktail. L'importante è non andare mai sopra il bucktail perché lo aprirebbe. Deve essere un cono che lo ferma. Quindi andrò avanti e indietro con il filo di montaggio, cercando di mantenermi quanto più possibile preciso nella realizzazione del cono. Il cono non deve essere fatto obliquo, non deve essere fatto in nessun altro verso, perché con questa posizione riuscirò a spingere correttamente le fibre indietro e avrò un profilo perfetto dell'artificiale. Ecco qui. Mi fermo quando il bucktail ha raggiunto questa angolazione di circa 45 gradi per poter in questa maniera avere il profilo giusto dell'artificiale. Fatto questo, fermo tutto con la mollettina e vado a cementificare con della colla cianoacrilica. Vado ad aggiungere dei flash in questa fase, flash in questione che sono i Crimpy Flash Jumbo Pack di Techstream. Sono cariche queste flash di riflessi UV. Qui. E li vado a mettere lunghi
all'incirca come la coda. Le fermo. E ribalto indietro. Giro l'artificiale al contrario, prendo delle altre fibre e faccio la stessa procedura. Fermo. Ribalto indietro. A questo punto levo la mollettina, tiro indietro le fibre e le vado a fissare. Questo conferirà dei bellissimi riflessi UV all'artificiale e un nuoto ancora maggiore. Fatto questo, aggiungo ancora dei flash nella parte superiore, sempre di Textreme, per richiamare un minimo il colore argentato dell'artificiale. Eccolo qui. Taglio. Un 60% nella parte posteriore e un 40% nella parte anteriore. L'importante è che le fibre non siano pare. Questo consentirà un nuoto migliore all'artificiale. Quindi faccio questo lavoro qui, le schiaccio. A questo punto, fatto questo lavoro qui, posso passare tranquillamente oltre se, per essere più sicuro che il tutto mantenga una certa consistenza anche dopo ripetuti attacchi o contatti con strutture, rami e cose che potrebbero sfaldare la mosca, metto un po' di colla Cyan acrilica. Fermo qui, trattengo le fibre all'indietro e prendo la mia mollettina e la fermo. Fatto questo, andrò a realizzare l'ultimo blocco di Bucktail. Prenderò quindi il solito Bucktail. Questa volta non lo andrò a montare hollow, ma semplicemente fissato all'indietro. Lo prendo, pulisco sempre l'eventuale lanugine nella parte sotto e lo fisso all'incirca leggermente più corto del precedente. In questa maniera qui. Lo faccio girare un po' e lo vado a fissare in questa maniera qui. Ribalto la mosca nella parte inferiore e faccio la stessa procedura. Pulisco il Bucktail, lo fisso lungo all'incirca come l'altro, lo fisso e tiro. L'importante è tirare bene perché deve poi aprirsi perfettamente il pelo. In questa maniera qui. Fatto questo, posso anche togliere la mollettina precedente e vedere l'effettiva disposizione. Passo attraverso le fibre e vado a fare un altro blocco di Bucktail. Pulisco sempre la lanugine nella parte inferiore delle fibre e le vado a fissare esattamente come le altre, ovvero primo giro lento, la faccio girare un po' e poi stringo. Altro Bucktail, lo pulisco, sempre stessa lunghezza e lo vado a fissare qui. Con le dita lo schiaccio per poterlo far allargare. Ecco qui. E lo giro.
questo punto riporto la mosca nella posizione normale e vado a passare attraverso le fibre con spire abbastanza larghe, in questa maniera qui, e vado ad arrivare praticamente a ridosso dell'occhiello. Quello che devo fare è spingere bene le fibre una contro l'altra. Come vedete ho ottenuto una sorta di bulkhead che già di suo muoverebbe l'acqua. A questo punto con il filo di montaggio ho finito, vado a realizzare un nodo di chiusura. Rimuovo il filo e vado a bloccare il tutto con un goccio di colla, senza esagerare, solo per evitare che si possa rimuovere il filo. Quello che devo fare ora è sagomare questo disco di foam che trovate disponibile da Fly Dressing per la realizzazione della testa della Water Pushing Fly. Quindi prendo questo disco, scelgo la dimensione con cui lo voglio fare, solitamente qualche millimetro, e lo vado a tagliare con un cutter e un taglierino. Abbiamo ottenuto un disco di foam della dimensione corretta che andremo ad applicare sulla testa dell'artificiale. È importante per fare questo lavoro farlo con la colla epossidica. A questo punto, per farlo, dobbiamo prima realizzare il foro attraverso il quale faremo passare l'occhiello dell'amo. Quindi prenderò uno spillo di servizio. Nella parte centrale del disco andrò a realizzare un piccolo foro, in questa maniera qui. Con questo foro andremo poi a metterla all'interno spingendo indietro il bucktail e otterremo la testa dell'artificiale. Tutto ciò che dobbiamo fare ora è realizzare un po' di colla bicomponente e applicarla nella parte posteriore della testa, del disco in foam. Questo cementificherà il tutto e poi la rifiniremo. Quindi togliamo il disco e prendiamo la colla bicomponente. Cerchiamo di mettere ovviamente la stessa quantità di colla di tutti e due i componenti. Con uno spillo di servizio, in questo caso con uno stecchino monouso, andiamo a mescolare la colla e la andiamo a mettere, senza esagerare, sul bucktail dove andremo ad applicare il disco. Dopodiché la andremo a mettere anche nella parte posteriore del disco stesso. Fatto questo, andremo ad inserire il disco nell'occhiello, spingendo . A questo punto dobbiamo solo aspettare che la colla faccia effetto. Un buon metodo per vedere se l'epoxy è effettivamente secca e vedere dove l'avete mescolata. In questo caso vedete è secca, quindi abbiamo la nostra
intestino in forma. Quello che andiamo a fare ora è andiamo a rifinirla. La prima cosa che faccio, prendo un marker e vado a fare delle venature sulla testa dell'artificiale. Dopodiché la cosa migliore da fare è togliere la mosca dal morsetto e lavorare a mano libera, in questa maniera qui. Quindi prenderla, togliere le fibre. Vado ad utilizzare come primo approccio la Gulf Flexman. Io la vado a mettere sul foam stesso. Posso aiutarmi con uno spillo di servizio per distribuirla meglio. Dopodiché vado a catalizzarla con la lampada. A questo punto prendo un'altra colla Gulf, la Big Mama, che è caratterizzata di glitter rossi. La agito per mescolarla bene e la vado a mettere sempre qui sopra. Adesso tutto ciò che dobbiamo fare, una volta che abbiamo realizzato la testina in questa maniera qui, è con delle forbici favorire il profilo dell'artificiale. Quindi andremo a tagliare le fibre in questa maniera qui. E la nostra water pushing flash fly è finita. Si tratta di un artificiale che muove una bella quantità di acqua, ha un ottimo nuoto in virtù della coda Flash Fly. Vi invito a provarla per la pesca dei predatori. Ciao! Ma che te pian corpo? Mi sono collato un braccio, porco due. Qua. Stoppo. Stoppa, stoppa.